Non si placano le polemiche su Viale Marconi a Pescara. Il comitato che si è costituito ad hoc continua a dire no alle scelte del comune, sottolineando come i cartelli posti in settimana zona 30 siano un deterrente per gli stessi automobilisti che scelgono altre vie, mettendo in difficoltà il commercio. Fabiana Tenerelli, presidente del comitato Salviamo Viale Marconi. Sì, stamattina tutto il traffico è confluito su Via d'Avalos, si è creato un tilt per la strada perché appunto stanno mettendo questi cartelli 30 senza troppe spiegazioni all'inizio di Viale Marconi, mentre a sud non ancora né ci sono semafori né cartelli 30, quindi non si capisce dove, quando e perché passare. E la situazione è drammatica perché un putpurri di ordinanze e di cartelli stradali non si capisce nulla. Se tu passi sulla via a nord la sera quando è buio, vedi solo un insieme di semafori gialli che ti abbagliano e basta, cioè non ci capacitiamo di cosa vogliono ottenere con questo scempio. Io dico soltanto che ho dei clienti di Chieti che sono venuti lunedì, non hanno trovato parcheggio, dopo un'ora e mezza se ne sono andati. Soprattutto il colpo di grazia dopo 2 anni di Covid, inflazione, guerra, ci mancava il sindaco di Pescara appunto a rovinare il commercio della città. E la parola va proprio al primo cittadino, Carlo Masci. Intanto nessun automobilista è andato nel panico, come nessun automobilista va nel panico a Pescara dove ci sono le zone 30, ce ne sono tante di zone 30 a Pescara, perché oramai il codice della strada sta andando verso quella direzione. Tra un po' tutte le città d'Italia saranno zone 30, perché la sicurezza è fondamentale. Il comitato dice però che molti automobilisti, proprio per la paura di queste multe, hanno scelto altre strade, intasando per esempio via d'Avalos. Allora, il dato reale, non le parole che volano nell'aria, è che oggi su Viale Marconi passano più macchine di prima, molte più macchine di prima, però non inquinano. Sindaco, ma le multe ci sono state o no? Allora, sicuramente non ci sono state multe per superamento del limite di velocità di 30, anche perché a Pescara si viaggia, l'ho detto e lo ripeto, a 21 km orari di media. Certo, ci saranno contravvenzioni perché si fermano sulla corsia preferenziale, se ci sono ci devono essere. Insomma, si punta con la scelta delle 4 corsie di Viale Marconi, secondo Masci, al trasporto pubblico e alla mobilità sostenibile. Quanto alla proposta come ultima chance del comitato di fare il senso unico sullo stesso Viale Marconi e lungo Viale D'Annunzio. Ma io dico ai commercianti che loro fanno bene il loro lavoro. Il lavoro di organizzazione del traffico è un lavoro molto complesso, rimesso a tecnici del traffico. Il senso unico su Viale Marconi è molto molto complesso e sicuramente aumenterebbe la velocità. Lì sì, aumenterebbe la velocità col senso unico.